può creare una serie animata in Italia. È un momento che aspettavamo ormai da quasi 3 anni. Della realizzazione di un sogno. Bomba ragazzi, vi siete mai chiesti come mai la maggior parte delle serie animate che vediamo vengono da paesi come Giappone, America? Ma si può creare una serie animata in Italia? E se sì, come si fa? Anch'io mi sono fatto tante volte questa domanda e finalmente ho avuto la possibilità di approfondire l'argomento grazie a Bonelli Entertainment, che sta lanciando proprio in questi giorni una serie animata concepita proprio da loro, Drago Nero. Ho avuto la fortuna di poter essere ospite della Bonelli a Lucca Comics per supportare proprio il lancio di Drago Nero. La serie infatti nasce proprio da un fumetto della storica casa editrice italiana. Oltre a incontrare tantissimi fan che sono venuti allo stand a salutarmi e firmare le copie, no? Ho potuto intervistare alcune delle persone che hanno avuto un ruolo chiave nella creazione della serie animata. Ma torniamo alla domanda iniziale. Come si fa una serie animata? Sicuramente bisogna partire da una storia. Bonelli poi di storie ne ha pubblicate tante nel corso degli anni e la scelta è caduta proprio su una di quelle, Drago Nero, che è una serie a fumetti di genere fantasy nata nel 2007. Il fumetto ha messo le basi per il mondo fantastico in cui si ambienta poi anche la serie, però la storia è ben diversa. Drago Nero, la serie animata, racconta Jan e Mirbeck Morn in un periodo che non è stato esplorato nel fumetto. È una nuova storia per i lettori appassionati, ma è una storia che può portare anche i nuovi spettatori e i nuovi lettori dentro. Luca e Stefano, quando hanno inventato Drago Nero, hanno creato un mondo che è l'Erongar, con tutti quei personaggi che ruotano attorno ai protagonisti. Noi abbiamo avuto il privilegio enorme di ricreare un mondo partendo da quel mondo lì. Abbiamo scelto un'età che non fosse stata esplorata, perché il mondo di Drago Nero racconta varie anime e identità, no? E soprattutto abbiamo scelto un pubblico di riferimento, che è quello dei bambini. Noi volevamo creare con Rai e Bonelli il primo fantasy, praticamente, dell'animazione italiana, seriale, che però fosse una storia importante, un coming of age di crescita sullo sfondo dell'Erongar. E per noi che lavoravamo da 20 anni nel mondo dell'animazione è stata una sfida divertentissima, perché ci ha permesso di far confluire 20 anni di esperienze in quello che è a tutti gli effetti il nostro sogno. Il lavoro sulla serie è durato addirittura 3 anni con un team internazionale. Tra l'altro, come sapete bene, gli ultimi 3 anni non sono stati proprio facili. Dovete immaginare che noi questa produzione l'abbiamo fatta a distanza, nel momento più difficile degli ultimi 20 anni della nostra storia. La verità è che io alcuni dei miei colleghi li ho conosciuti oggi a Lucca. Si è creata una dimensione atemporale in cui noi eravamo collegati su tutte le possibili piattaforme e ci stavano momenti anche, sai, a un certo punto uno si disattiva la cam se stai andando a farti una doccia. Dico la verità, noi abbiamo lavorato in un sacco di produzioni, però il clima che c'è stato in questi 3 anni è sempre stato impegnativo, ma di grande collaborazione, e vederci qui oggi fisicamente è stata un'emozione enorme. Ora parliamo della produzione. Tutti abbiamo in testa l'idea del produttore che pensa solo ai soldi, far quadrare i conti, eccetera. Ma per portare a compimento un lavoro così difficile, che impegna un tempo così lungo, è necessaria tantissima passione però. Cosa che al produttore esecutivo Vincenzo Sarno non manca proprio. Lasciatemelo dire, io sono un fan perso degli anime. Quando ho sentito per la prima volta Jan evocare la sua spada e alzarla al cielo e apparire dietro il drago che aveva evocato, fighissimo! L'anime è parte della mia vita. Mi emoziono con tutti gli anime che guardo. Il mio cuore batte per My Hero Academia, Demon Slayer, L'attacco dei giganti. E quando qualcuno mi ha dato la possibilità di poter realizzare la serie animata che sognavo, ho guardato Antonio e mi hanno detto: dobbiamo creare in Italia un modo per fare gli anime. Non è uno scimmiottamento degli anime giapponesi, anche perché noi siamo italiani. E come se un giapponese fa la pizza margherita, non la fa bene come un italiano. Ha sicuramente degli aspetti dell'anime, ma dal gusto europeo. E il regista che fa? Sicuramente in un cartone animato non chiama azione stop. A chi? Ai disegni. Quindi l'ho chiesto al regista di Drago Nero, Enrico Paolo Antonio. Il regista raramente disegna, nel senso che ha una squadra di artisti abbastanza vasta, dagli storyboard, i creatori di personaggi, i creatori di scenografie. Il regista coordina un po' tutte queste figure, passando dalla sceneggiatura alla realizzazione degli storyboard. Tiene un po' sotto controllo tutto quello che è il flusso di lavoro, cercando di dare il punto di vista giusto per il tipo di serie che si sta facendo.
facendo, il tipo di lavoro che si sta facendo. Poi ci sono gli input che vengono dai produttori, anche dagli altri autori. Bisogna essere bravi poi a cercare di far conciliare un po' tutte le anime che stanno all'interno della produzione. Sono curioso, come si fa a dirigere gli animatori per far sì che i personaggi siano esattamente come vuoi tu? Le serie animate di questa portata hanno bisogno di tanta mano d'opera. L'animazione è stata realizzata in uno studio orientale, che in realtà poi è co-produttore della serie. C'è già la difficoltà di poter far apprendere agli animatori normalmente i caratteri dei personaggi, come devono muoversi, però grazie al nostro anche supervisore dell'animazione abbiamo realizzato tutta una serie di studi preparatori per gli animatori. Gli abbiamo fatto prima noi come cammina Gomor, come cammina Mirva, come cammina Arcana, come parla Gomor, come parla Mirva, e questo ci ha aiutato molto nel farli entrare un po' nel mood. Poi c'è anche un po' la difficoltà di due culture un po' diverse, quindi alcune cose che per noi sembrano quasi scontate, anche alcuni gesti possono essere poco comprensibili, però alla fine tramite il lavoro di supervisione di tutti gli artisti che stavano da questa parte, alla fine l'animazione è venuta come volevamo. Ecco, questa è molto personale. Parlando di voci, com'è stato il processo di voice acting per il cartone animato? In animazione si usa fare, proprio per aiutare l'animatore, quella che si chiama voce guida, cioè registriamo all'inizio con due attori tutte le voci che servono per le puntate, recitando in maniera ottimale in modo che poi l'animatore abbia il mood giusto per fare l'animazione. L'attrice che faceva la voce di Arcana era talmente brava e talmente bella che quando abbiamo fatto il casting non ce ne piaceva più nessuna e abbiamo chiesto cortesemente di riavere la voce che aveva fatto, la voce di appoggio. La voce di Arcana in realtà è la prima voce che abbiamo scelto poi in realtà in tutta la serie. Sono tornata e nessuno potrà opporsi a me. Dragonero usa una particolare tecnica di cel shading per dare alle animazioni realizzate in grafica 3D un look che ricordi l'animazione classica. È una tecnica che si usa ormai da tanti anni, ma che non è automatica. Diciamo che si può realizzare in tanti modi diversi. Passare dal 2D al 3D è già difficilissimo. Tenere la tecnica del cel shading è veramente una cosa estremamente difficile. In più noi abbiamo messo un'infinità di movimenti di camera e questa è la caratteristica più forte del nostro progetto, quello che lo rende anche unico. C'è tantissima azione. Ogni camera in movimento per un direttore tecnico è un incubo notturno, perché bisogna realizzare qualsiasi cosa. Se voi date un'occhiata ai progetti anime o qualsiasi altro progetto che trovate nella distribuzione, molto spesso le camere sono fisse, perché basta un disegno e l'azione davanti si svolge senza problemi, quindi un solo disegno. Muovendo la camera, ogni fotogramma è un diverso disegno. 25 disegni al secondo, fate voi i calcoli. È la difficoltà più grande, ma nello stesso tempo anche la soddisfazione più grande. Puoi fare dei movimenti di camera abbastanza arditi e complessi, ma allo stesso tempo, soprattutto dal punto di vista del controllo di quello che è in scena, è stato un pochino più difficile rispetto a quello che è il lavoro che si fa normalmente. Le stesse scenografie che si muovono in un ambiente 3D in realtà sono realizzate pittoricamente su un modello 3D, quindi alla fine la camera è 3D, i movimenti sono 3D, ma il look finale si avvicina moltissimo a quello che è una serie classica 2D. A Lucca Comics ho anche potuto assistere ad un'anteprima in cui sono stati finalmente mostrati al pubblico in sala i primi episodi della serie. L'emozione è tantissima, siamo felici ed è la realizzazione di un sogno. Abbiamo i bambini seduti direttamente dietro e quando li senti che ridono, quando li senti che si fomentano alla battuta, quando commentano che stanno facendo un errore, ce n'era una che dice andiamo su, andate a sistemare il cattivo. È stato fantastico, iper emozionante. Chi fa il nostro mestiere sta a casa, la vede in televisione con magari col figlio, la moglie, e questa è stata un'occasione praticamente unica di vedere il proprio lavoro in un cinema insieme a centinaia di bambini che si sono divertiti, si sono emozionati, hanno avuto momenti anche un po' di paura ed è stata una grossa emozione anche vedere la soddisfazione dei produttori. È un momento che aspettavamo ormai da quasi 3 anni, è un epilogo bellissimo. Assolutamente emozionale, moltissimo. Più che al mio esame di laurea. La tesi non ho avuto questa piccola ansia, devo dire. È una grandissima emozione poter vedere per la prima volta qualcuno che vede e ascolta a cosa abbiamo lavorato per 4 anni. È stato incredibile. Sono stato davvero molto felice di poter approfondire in questo modo così diretto un argomento come l'animazione, che sapete bene quanto mi stia a cuore. C'è lavoro, c'è campo io di animazione. Ringrazio quindi Bonelli per l'opportunità che ci ha dato di entrare un pochino dietro le quinte della serie di Dragonero e vi annuncio che la potete vedere in TV sui canali
Rai. Vi lascio tutte le informazioni più dettagliate qui in grafica e in descrizione. Mi raccomando, guardatela e se avrà successo, chissà, magari nella seconda stagione potrei dare la voce a qualcuno, un cattivo, io faccio sempre tanti cattivi. Ora voglio sapere il personaggio della serie che hai amato di più e perché. Il Nano Brock. Sì, devo dire che il Nano Brock li tratta malissimo quando li incontra e poi dopo si innamora di loro. È stato uno dei personaggi più belli da scrivere in assoluto. La cosa che ci piace di più dell'intera serie probabilmente è il rapporto tra i tre, tra Ian, Gmor e Mirva. Tra di loro si prendono sempre in giro, semplicemente per un motivo particolare. Quando abbiamo iniziato a sceneggiarli, io, Giovanni e Federico, siamo tre amici cresciuti insieme, abbiamo deciso di dare a loro una dinamica comportamentale più o meno simile alla nostra, volerci bene ma costantemente prenderci in giro. Funzionano bene tutte e tre insieme. C'è una puntata particolare dove per vari motivi si dividono e quando rivedi la puntata senti che manca qualcosa, che non sta funzionando bene il loro trio. Quindi da questo punto di vista sono dei personaggi che non riesco a splittare tra di loro. Mor lo adoro, è un personaggio che in cui mi riconosco, ha un carattere meraviglioso, lo vorrei come amico anch'io. Fanno di moda i cattivi. Sarà perché è ingegnere come me, io adoro Mecha. Il mio personaggio preferito è Ian, perché è lo scavezzacollo, è quello che all'inizio è un ragazzino immaturo e alla fine, non vi faccio spoiler, ma troverà dentro di sé l'energia, troverà l'ardore per diventare il più grande paladino della storia dell'Erondat. Sono uscito contento dal cinema. Prossimo, già siamo d'accordo. Sì. Ok, questo video è finito, ma non è finita tra di noi. Clicca su queste splendide immagini per guardare altri contenuti che ho impacchettato personalmente. Dai!